Va bene. Allora, possiamo provare a effettivamente scrivere e vedere come funziona una hash set con una classe. Allora, quello che ho provato a fare è stato definire la classe esattamente come ho scritto sui lucidi, sulle slide, quindi la mia classe MyData avrà una stringa per il nome, una stringa per il cognome, l'età, un costruttore che non fa nulla, un costruttore che inizializza nome, cognome ed età. A questo punto, ripeto, questo è importante, ve lo continuo a ripetere, se fate l'overriding della funzione hashCode è fondamentale essere coerenti e fare contemporaneamente l'overriding della funzione equals. Le due funzioni devono essere definite in modo coerente l'una con l'altra. Quindi, nel caso della equals, ho trovato da qualche parte, questo è un modo standard per controllare se i due oggetti sono uguali, quindi prima controllo se l'oggetto è uguale all'oggetto con cui lo sto confrontando, e se sono uguali, se sono lo stesso oggetto, ovviamente sono anche uguali. Poi controllo che il confronto abbia un senso, per cui se io sto confrontando l'oggetto attuale con un oggetto null, oppure con un oggetto di un altro tipo, allora sicuramente la risposta è no, non sono uguali. E a questo punto posso iniziare a occuparmi del vero confronto. In questo caso confronto se sono diversi. Se sono diversi vuol dire che il nome non è uguale al nome, oppure il surname, il cognome, non è uguale al cognome. In questo caso la risposta è di nuovo false. Notate che qui uso equals, uso la equals della stringa, non scrivo uguale uguale. Se tutti questi controlli non sono falliti, posso dire che i miei due oggetti sono uguali. Quindi un primo controllo che posso fare è verificare se due funzioni variabili di tipo MyData sono effettivamente uguali oppure no. Quindi genero due variabili e vado a controllare se sono uguali. Secondo voi qui la risposta quale sarà? E perché? Perché? Proviamo a definire due variabili. E in questo caso sono uguali. Nel caso precedente non funzionava perché io stavo facendo il confronto fra le stringhe e le stringhe non erano inizializzate. Però, vabbè, diciamo che lo usiamo per stringhe inizializzate e quindi in questo caso le mie due strutture sono uguali e la risposta è true perché Arthur Dent è uguale ad Arthur Dent e io non sto confrontando quello che è l'età
all'interno del mio confronto. Possiamo provare a togliere, a non fare l'overriding della funzione equals e vedere che cosa mi dice. Così si compila? Perché così non posso compilarlo? Perché c'è l'override. Perché quando io scrivo override sto dichiarando al compilatore che io sono convinto che la funzione che sto scrivendo vada a fare l'overriding di un metodo che è descritto in qualche altro punto. Quindi equals no non è un metodo che sta andando a ricoprire nessun altro. Quindi il compilatore mi avverte e mi dice che c'è un problema, perché io gli ho detto che quello è un overriding. Comunque, togliendo sia override sia quello, posso fare questo, e a questo punto equals cosa mi dice? True o false? La risposta è false, perché i due oggetti sono in locazioni di memoria diverse. Quindi questi due oggetti, anche fossero esattamente identici, se sono in locazioni di memoria diverse, non sono uguali. E possiamo farci stampare l'hash code di entrambi, però, come ho detto, rimettiamo l'hash code standard di Java, e in questo caso abbiamo che le due variabili sono in indirizzi diversi, quindi il loro hash code è diverso e non sono uguali, per cui la equals restituisce false. E il tutto è coerente e funziona. Se noi andiamo a utilizzare il nostro override, il nostro hash code, abbiamo una situazione che tendenzialmente può portarci a un dramma e a un disastro. Perché noi abbiamo che la funzione, non può portarci a un disastro, scusate, come non detto, può portarci a scarse performance, perché noi abbiamo che oggetti diversi hanno la stessa hash. Quello che può portarci a un dramma è se oggetti uguali hanno hash diverse. Quello può portarci a un dramma. Se oggetti diversi hanno la stessa hash, ho una collisione e in qualche modo riesco a gestirla. Però possiamo andare a rimettere anche la nostra funzione di equals e ritorniamo mettiamo età diverse ed ecco che abbiamo due oggetti che sono uguali e che hanno la stessa hash, perché ho fatto l'overriding sia della funzione hashCode sia della funzione equals. A questo punto possiamo provare a mettere effettivamente uno di questi oggetti dentro una hash set. Quindi avremo bisogno di un hash set di tipo myData, che possiamo chiamare Gaggle. Perché non lo uso certamente, e a questo punto add foo, e mettiamo un breakpoint in questo punto e andiamo a vedere che cosa succede
nel codice quando andiamo a vedere cosa succede nel codice quando facciamo l'inserimento del della nostra variabile dentro gargle. Allora inseriamola e andiamo a guardarci le variabili. Allora gargle contiene una mappa. La mappa avrà tutta una serie di campi di cui non è il caso di occuparsi. Noi però sappiamo alcune idee su quello che deve fare gargle, ce l'abbiamo, e quindi alcuni elementi siamo in grado di riconoscere. Ad esempio, sappiamo che ci sarà una tabella. Nella tabella noi abbiamo visto che all'inizio una tabella è allocata con soli 16 elementi, questa è una tabella di hash. Nella tabella di hash avremo in un punto della tabella di hash la lista degli elementi che hanno un valore di hash pari al limite della tabella. In questo caso è venuto fuori 33. Nella cella 3 possiamo vedere che abbiamo qual è la funzione di hash e come è il dato dentro. Io dentro avrò Arthur Dent di 23 anni che ha una certa funzione di hash, che infatti possiamo vedere anche qua sotto, ed è quindi messo in una certa posizione della mia tabella di hash. Poi la mia struttura avrà altri campi di cui non vado a occuparmi esattamente. La cosa fondamentale è che io quando guardo a grandi linee con il debug riesco a capire che cosa ci sta sotto. Ripeto, questo è fondamentale, perché quando vi trovate a scegliere se usare un algoritmo oppure un altro algoritmo, un tipo di oggetto, un tipo di implementazione piuttosto che un altro tipo di implementazione, avere un'idea di cosa ci sta sotto è l'unico modo per riuscire a fare una scelta ragionata, è l'unico modo per riuscire a capire nella vostra situazione se vi conviene un sistema piuttosto che un altro. Allora, se vogliamo provare a vedere cosa succede come collisioni, un modo per provare le collisioni è quello di modificare la nostra funzione di hashCode. Allora, in questo caso la funzione di hashCode, avevamo detto, costruisce due stringhe, una stringa e ritorna la hash di quella stringa. Proviamo a fare una funzione di hash che ritorna per tutte le classi, ritorna 42. Quindi qualunque sia l'oggetto che io gli do, lui ritorna 42. Genera collisioni. È coerente con il contratto della hash code? Sì, perché il contratto dice che oggetti che sono uguali secondo la equals devono restituire una funzione di hash, devono avere un valore di hash uguale. Questo è vero, sì. Poi è uguale proprio per tutti, e questo fa sì che le performance siano un disastro, però è comunque coerente con la dichiarazione. Quindi proviamo a aggiungere foo e aggiungiamo anche bar. Mettiamo un breakpoint qui ed eseguiamo. Ok, siamo arrivati a quando aggiungiamo foo. Ripartiamo.
Allora, aggiungiamo fu, e quindi se andiamo a vedere nelle mie variabili, nella mia tabella, vedrò che è stato aggiunto l'oggetto Arthur Dent null 23. A questo punto possiamo fare un altro passo, aggiungiamo bar, notate qua sotto entrambi hanno come valore della funzione di hash 42. A questo punto abbiamo restituito bar e vedete che qui Arthur Dent no, perché è un set, quindi ovviamente essendo un set non può io non posso inserire due volte lo stesso valore, perché gli oggetti, il set è una delle caratteristiche fondamentali del set è che gli oggetti al suo interno siano unici, non ammette duplicati. Quindi quando io provo qui ad inserire due volte lo stesso valore, questo non funziona. Allora, come faccio a sapere che è lo stesso valore? Beh, perché chiamando la equals mi dirà che è lo stesso. Quindi, ovviamente non me lo lascia aggiungere, però se noi qui mettiamo un'altra variabile, a questo punto queste due variabili non sono più uguali. Per cui eseguendo il codice, perché mi dice che sono uguali? Ok, ritorna falso e quindi io stamperò falso perché gli oggetti sono, perché le due variabili sono diverse, non chiedetemi perché prima era comparso vero. Comunque gli oggetti sono diversi perché hanno il nome è diverso dal nome oppure il cognome è diverso dal cognome. A questo punto stamperò la hash ed è 42 perché è uguale per tutti, stamperò la hash ed è di nuovo uguale a 42 perché è uguale per tutti. Dichiaro la mia variabile gargle, aggiungo fu e poi aggiungo bar. Andiamo a guardare le mie variabili. Vedete che io ho due elementi. I due elementi saranno nella stessa posizione, quindi la mia tabella di hash è tutta vuota, tranne un elemento che è alla riga numero 8, in cui mi aspetto di trovarli entrambi. Avrò form prefect, che è il secondo che ho inserito, e nel campo next Arthur Dent, che è il primo che ho inserito. Quindi sta costruendo una tabella, una lista di elementi, e sono tutte collisioni e quindi sono tutti messi nella stessa. E sono tutti quanti messi all'interno dello stesso elemento della tabella di hash. Talvolta viene usato il termine bucket per indicare questo insieme di elementi che hanno lo stesso valore della funzione di hash. Potete anche notare che dal momento che l'ordinamento non mi importa, perché una delle cose che devo firmare quando decido di usare una tabella di hash è che l'ordinamento degli elementi non ha per me nessun valore, allora dal momento che l'ordinamento non ha nessun valore, quando io vado a inserire un nuovo elemento lo inserisco in testa, perché l'inserimento in testa è particolarmente veloce in una lista. Se vi ricordate l'avevamo visto la volta scorsa, nella seconda settimana se non sbaglio,
Abbiamo visto che inserire un elemento in testo in una lista è molto veloce, perché tutto quello che devo fare è dire che la mia lista inizia con il nuovo elemento e poi dire che l'elemento successivo all'elemento che ho appena inserito era il vecchio primo elemento e il tutto funziona. Mentre inserire un elemento in testa a un vettore è in testa a un array è particolarmente lento, perché devo spostare tutti gli elementi dell'array avanti di una posizione. Inserire in testa o inserire in coda in una lista è ugualmente veloce. In questo caso vengono inseriti in testa gli elementi. Notate anche che la mia funzione di hash mi dà 42, però io qui lo trovo nella posizione 8. Perché? Perché in mezzo fra il 42 e poi l'uso effettivo del valore all'interno, come indice all'interno di una tabella di hash, c'è una qualche operazione di compressione. C'è un qualche modo in cui questo numero viene rimappato all'interno di alcuni valori, di un insieme finito di valori. Tra l'altro, dal momento che questi valori sono 16, molto probabilmente non c'è un operatore di modulo, perché avevamo visto che per le funzioni di hash calcolare moduli con potenze di 2 è particolarmente svantaggioso, fa perdere molte informazioni, perché di fatto io sto buttando via tutta una serie di bit e ne sto tenendo altri. Quindi c'è un'operazione di compressione fra il valore che ritorna alla hash code e quello che è il punto in cui io vado effettivamente a mettere il mio elemento. Possiamo provare qui a utilizzare, invece della funzione hashCode classica della stringa, possiamo provare a utilizzare la funzione DJB hash, che è quella che vi avevo detto, perché qui non gli va bene. Come? Ah sì, grazie, non l'avevo tolto, e ritorniamo il valore della funzione di hash di Bernstein sulla nostra stringa. Quindi possiamo provare il tutto. Abbiamo fatto le due aggiunte, andiamo a vedere qui e vediamo che effettivamente non c'è stata collisione, perché sono state messe in locazioni completamente diverse e tutto sembra aver funzionato. Fra l'altro, questi due sono i due valori che ho ottenuto calcolando la funzione di hash sui miei elementi. Riprendiamo la panoramica sulle varie collection e parliamo delle mappe.
Allora, le mappe sono un tipo di dato incredibilmente utile. Il termine mappa talvolta si trova usato come sinonimo di array associativo dizionario. L'idea è quella di avere un tipo di dato astratto composto da due valori, uno che io utilizzo come chiave e l'altro che è il contenuto. In un modo molto molto pratico posso immaginare di avere di vederla come un'estensione dei vettori, in cui al posto dell'indice posso usare qualsiasi cosa. Per cui V1 di 42 è H2G2 e V2 di H2G2 è uguale a 42. In molti linguaggi moderni, Perl, Python, Ruby, Go, questo tipo di array associativi con nomi diversi è già all'interno e fra le primitive del linguaggio. Nel caso di Java no, però abbiamo tutta la collection framework che ci viene incontro e di fatto ci permette di utilizzarlo, probabilmente anche con una versatilità maggiore. Alle spalle di un array associativo, di una mappa, come volete chiamarlo, c'è sempre in una qualche forma un hash table. Io ho bisogno di trasformare questo indice non numerico in un numero e di andarlo a memorizzare in quello che poi è realmente un array. Quello che mi perdo è la possibilità di scorrere l'array facendo più 1, perché io la cella 42 posso andare a vedere nella cella 41 e nella cella 43 cosa c'è, ma se io ho la cella H2G2, qual è la cella prima e qual è la cella dopo? Non è chiaro, e soprattutto se di mezzo ci sta la mia funzione di hash che ha fra i suoi requisiti quello di spargere completamente le chiavi e quindi di rovinare tutte le correlazioni fra chiavi, io dovrei essere abbastanza sicuro che una chiave molto vicina a H2G2 corrisponde a un valore di hash molto lontano, probabilmente. Quindi map, concetto fondamentale in tantissimi linguaggi e in tantissimi algoritmi, talmente fondamentale che i linguaggi moderni lo includono come tipo di dato fondamentale, come tipo di dato base. Java no, ma ci permette molto facilmente di utilizzarlo. Tutte le volte che vi ho fatto vedere l'immagine del Java Collection Framework, tranne nella primissima lezione che ho fatto, vi ho fatto sempre vedere una parte delle Java Collection Framework, ed è tutta la parte, tutti i figli di collection. Esiste un altro ramo in cui non sono figli di collection, ma sono figli di map. Pur essendo figli di map, vengono considerati a pieno titolo parte del Collection Framework. Una caratteristica fondamentale dell'essere figli di map è che map direttamente non estende iterator. Mentre collection estende l'iteratore, la mappa direttamente non lo fa. Allora, iniziamo a guardare le mappe. Le mappe hanno come implementazioni hashMap, linked hashMap, hashTable e treeMap. Allora, iniziamo a occuparci di hashMap. Come potete facilmente capire dal titolo, dal nome, la hashMap non è altro che un'implementazione della mappa fatta utilizzando un hash table. Quali altre alternative ho? Beh, ho una linked hash map, che se ricordate le differenze che avevo fra un hash set e il linked hash set, è esattamente la stessa differenza che passa dalla hash map alla linked hash map. Quindi posso accedere agli elementi anche nell'ordine in cui li ho inseriti. Ho un oggetto che si chiama hashTable, una classe che si chiama hashTable. La classe che si chiama hashTable è in qualche modo un dinosauro che mi arriva dal passato, che è stata reimplementata in modo da reinserirla e renderla coerente
con la collection framework. E poi abbiamo gli alberi, ma degli alberi che comparivano anche nell'altra parte, nell'altro pezzo di albero genealogico, comunque anche degli alberi ci occuperemo sicuramente in seguito. Allora, l'interfaccia della mappa. Innanzitutto la mappa è un qualcosa che è in grado di associare una chiave, che è un oggetto che fa parte di un universo delle chiavi, a un valore, che è un oggetto che fa parte dell'universo dei valori. Le operazioni elementari che ho all'interno delle mappe sono inserisci e rimuovi. Le mappe non possono contenere elementi duplicati, esattamente come gli insiemi. Quindi, se io associo un certo dato a una certa chiave, quel dato è associato a quella chiave. Non posso avere un dato diverso associato alla stessa chiave. Non posso avere due valori diversi, non posso avere una chiave ripetuta, in altri termini. All'interno delle mappe, le operazioni che io posso fare sono andare a cercare una certa chiave, e quindi andare a vedere se una certa chiave esiste e qual è il valore associato a quella chiave, o andare a controllare se esiste un certo valore. Se pensate a come era costruita una hash table, andare a controllare se esiste un certo valore non è un'operazione particolarmente veloce. E in effetti l'unico modo in cui io posso implementare una funzione che va a cercare nei valori se esiste un certo valore è scorrere tutti i valori che sono in quel momento presenti nella mappa. Allora, scorrere tutti i valori presenti nella mappa è un tipico esempio di operazione che è lineare o grande di n. Quindi lo stesso Bloch ci dice che probabilmente richiede un tempo lineare sulla dimensione della mappa. Notate il probabilmente perché magari posso immaginare oggetti particolari che mi permettano di fare ricerche particolari, però probabilmente se io vado a cercare un valore ci metto un sacco di tempo, perché l'unico modo che ho è scorrerlo e andarli a cercare tutti. Dall'altra parte però andare a cercare una chiave, andare ad accedere direttamente a una chiave è un'operazione veloce, è un'operazione che nel caso medio ha un tempo costante e quindi non dipende dal numero, dalla quantità e dal numero di oggetti che io ho all'interno della mappa. Sempre parlando delle mappe, avevamo visto che un elemento particolarmente importante delle mappe è che non estendono direttamente l'iteratore. Però ci sono ovviamente dei meccanismi per iterare negli elementi all'interno di una mappa, ma innanzitutto abbiamo una classe annidata, una nested class, che è semplicemente la coppia chiave-valore. Quindi io ho una classe che mi descrive la coppia chiave-valore. Una volta che ho questa classe che mi descrive la singola coppia chiave-valore, io ho la possibilità di trasformare la mia mappa in un insieme, in un set, quindi in una collection, che contiene tutte le coppie chiave-valore. A questo punto il set è una collection, quindi all'interno del set io ho la possibilità di utilizzare un iteratore. E quindi è vero che non lo posso fare direttamente, però posso uscire dalla finestra, fare il giro e la stessa cosa la riesco a fare, perché io riesco ad accedere agli elementi che sono dentro una mappa passando con i metodi che sono tipici delle collection. Ugualmente posso prendere un insieme e andare a vedere quali sono tutti i valori delle chiavi che sono presenti all'interno della mia mappa, e questo lo posso fare perché questo è un insieme e non un altro tipo di collection.
perché le chiavi sono univoche, esatto, per cui io non ho chiavi duplicate, quindi se vado a prendermi tutte le chiavi possono essere messe all'interno di un set, perché il set non esclude la possibilità che esistano valori duplicati. Ripeto, vantaggio del set è che ha l'accesso all'elemento molto rapido. Svantaggio, non ho un ordine. Non posso dire l'elemento che viene dopo questo qui. È un'operazione che non è facilmente realizzabile in un insieme. L'idea dell'insieme è un grosso sacco con dentro le cose alla rinfusa, cercare se c'è un oggetto è veloce, per metterli in ordine devo comportarmi diversamente. I valori invece non possono essere un set, non possono essere un insieme, perché chiaramente posso avere valori ripetuti. Quindi nel caso dei valori, in questo caso qui sono semplicemente una collection, non specificando bene quale, come, di che tipo, che contiene tutti i possibili valori. La linked hash map è di nuovo analoga alla differenza che avevamo fra l'hash set e il linked hash set. Quindi abbiamo un ordine nei valori che sono all'interno della nostra mappa, ed è l'ordine con cui i valori sono stati inseriti. L'ordine con cui sono stati inseriti la prima volta, perché se io provo a inserire per la seconda volta un valore che c'è già, beh, questo valore non viene inserito. Quindi quando io poi vado a prendere l'ordine, fa fede l'ordine della prima volta che io ho messo dentro la mia mappa, che io ho messo un certo valore. Se andate a leggere bene la documentazione, la linked hash map garantisce che ci sia un ordine, ma non dice esattamente quale sia questo ordine. Per cui se uno volesse costruire la propria classe basandosi sulla linked hash map, potrebbe farlo, e tutto quello che deve garantire è che ci sia un ordine, che questo ordine sia in qualche modo preservato e conservato. Questo ordine normalmente è l'ordine di inserimento. Mentre il fatto che esista un ordine è una caratteristica dirimente per la linked hash map, il fatto che questo ordine sia l'ordine di inserimento no, solitamente è l'ordine di inserimento. Pulizie Pasquali. Cerchiamo di fare una veloce carrellata su quello che abbiamo visto sulla Java Collection Framework. Allora, abbiamo visto le collection come un oggetto che contiene altri oggetti e come elemento comune a tutta una serie di altre classi. Quindi, importantissimo, questo è, diciamo, il common background per tutte quante le classi e le altre implementazioni. Le prime classi su cui ci siamo orientati e che abbiamo guardato sono le liste. Nonostante il termine, la parola lista venga usato in svariati modi in informatica, quando parliamo di interfaccia lista nelle collection, quello che intendiamo è un array potenziato, una versione migliorata dell'array. Quindi abbiamo il concetto di elemento ad un dato in una data posizione, abbiamo il concetto di elemento in una data posizione, semplicemente a differenza degli array normali del linguaggio, non dobbiamo preoccuparci di scalare, di ingrandirlo, di rimpicciolirlo, di prendere gli elementi e spostarli quando ne cancelliamo uno, ma tutte queste operazioni vengono in qualche modo fatte in un modo molto efficiente dalle implementazioni della lista. Però stiamo sempre parlando di un qualche cosa che
come idea è un array. Quindi io posso associare, chiedermi cosa c'è nella cella 27 e vado a trovare il valore nella cella 27. Come possibili implementazioni dell'interfaccia list ne abbiamo viste due, che sono l'array list e la linked list. L'array list è fatto, e implementiamo un array usando un array fondamentalmente, e l'unico vantaggio serio che abbiamo è che non dobbiamo preoccuparci se questo cresce o rimpicciolisce o di altri dettagli, però abbiamo tutte le performance che ci potremmo aspettare nell'avere un array vero, e quindi se cancelliamo il primo elemento dobbiamo tirare su tutti gli altri, ad esempio, oppure implementati con attraverso lista doppiamente linkata. Le liste doppiamente linkate abbiamo visto che sono una serie di elementi in cui io in modo esplicito memorizzo il puntatore al precedente e il puntatore al successivo, e questo mi permette di tenere la mia struttura dati sparsa all'interno della memoria. Mentre nell'array le celle sono una di seguito all'altra, in una lista linkata può essere una qui, una lì e una là. Vantaggi: che è più facile trovare un po' di memoria un po' qui e un po' là, che togliere un elemento mi costa poco. Lo svantaggio principale è che se io voglio accedere all'elemento numero 48, nel caso dell'array so dov'è, perché so dove inizia l'array, so quanto è grande un elemento, faccio una moltiplicazione e salto nel punto in cui ho l'elemento a cui voglio fare accesso. Nel caso della lista linkata, no. Perché se devo accedere all'elemento 48 vado avanti passettino per passettino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, finché non arriverò all'elemento 48. Ma non posso sapere, facendo un calcolo, dove si troverà l'elemento 48. Devo arrivare al 47 o al 49 per sapere. Oggi abbiamo visto gli insiemi, set, che sono delle collection in cui non posso avere elementi ripetuti. Può aver senso utilizzarli qui per memorizzare le parole in questo pseudo Russell che prima o poi faremo. Solitamente, almeno la mia esperienza personale è che si usano molto di più le mappe che non gli insiemi. Di fatto con le mappe io riesco ad associare un qualche cosa, un qualche valore, un qualche informazione ad ogni chiave. E questa qualche informazione può anche essere 0, 1, se è 1 è perché c'è, se è 0 non può essere 0, se è 1 è perché c'è, se è 0 non c'è la chiave. Quindi nella mia personalissima limitata esperienza ho usato molto di più le mappe, non in Java, però ho usato molto di più le mappe che non gli insieme. Parlando di insiemi, abbiamo visto hash set, che è semplicemente l'implementazione Java di una tabella di hash. Di una tabella di hash in cui le collisioni vengono risolte col chaining. La lista degli elementi è bilinkata e le dimensioni della tabella di hash crescono dinamicamente. Per cui è possibile che facendo un certo inserimento sia più lungo del normale perché devo allungare la tabella e rimettere un po' di elementi. Fine. Sono le hash set. Le settimane e settimane che Corno ed io perdevamo e passavamo quando facevamo le tabelle di hash in C, qui ci vengono regalate, perché tutti i punti critici in cui si perde la testa facendo debug sono già nella Java Collection Framework. Altra alternativa possibile alla hash set è il linked hash set, che è assolutamente uguale, tranne la complicazione aggiuntiva che gli elementi fanno anche parte di una lista doppiamente linkata. E quindi io posso, in qualche modo, io riesco ad avere un concetto di ordine degli elementi quando vado ad accedere agli elementi con un iteratore, perché sto parlando di iteratore perché tutti questi sono figli di collection e collection implementa l'iteratore. Quindi tutte queste cose qui io riesco direttamente con un iteratore ad andarmeli a vedere. Altra parentesi, l'idea di mischiare due strutture dati come viene fatto nella linked hash
set è un'idea vincente. Per cui, se pensate alla linked hash set, non è altro che la somma di due strutture dati, in cui lo stesso elemento ha sia il vestito della set, che permette quindi di essere nella tabella di hash e tutto quanto, e contemporaneamente c'è anche il vestito della lista, per cui ha un successivo, un precedente, una testa, eccetera. E io semplicemente ho lo stesso dato con due vestiti addosso e quindi riesco a vedere, accedere o a una struttura dati o all'altra. Poi oggi abbiamo visto le maps, che sono estremamente utili, estremamente importanti come per essere utilizzate, che ci permettono di associare dati generici a chiavi generiche. E questo è un qualche cosa che dovremo sicuramente fare delle esercitazioni in cui usiamo le map, perché è una possibilità estremamente utile quando si scrivono programmi. Talmente utile che diversi linguaggi non hanno neanche bisogno di avere un oggetto per fare questo, ma ce l'hanno direttamente come struttura dati primaria. Implementazioni possibili: HashMap e Linked HashMap. Di nuovo, la HashMap è una banale implementazione di una tabella di hash. La Linked HashMap è la stessa cosa della HashMap più tutto il meccanismo per linkare gli elementi l'uno all'altro. In tutto questo panorama ci sono degli argomenti che non faremo, e questi argomenti che non faremo fanno parte di sono le funzioni che noi abbiamo ereditato dalle vecchie implementazioni. Stavolta si usa il termine retrofitted, quindi vector, stack, hash table, non le faremo. Rimangono da fare tutta la parte legata agli alberi ed eventualmente le code, ma su quello non siamo ancora sicuri. Detto questo, se siete dei fan di Trono di Spade, capite la battuta, se no no. L'ultima cosa che volevo dire, anche se in realtà ci sono pochissime persone qui, è nell'esercitazione della volta scorsa, a un certo punto ho visto diverse persone, probabilmente sul suggerimento di uno degli esercitatori, che invece di dichiarare una classe che poi poteva al suo interno utilizzare o una linked list o una array list, invece avevano questa decisione presa quando io premo il pulsante crea, ed era all'interno del pulsante crea venivano settati gli eventi per tutti gli altri pulsanti. In generale, avere un pulsante che mi cambia gli eventi degli altri pulsanti, diciamo, è sicuramente possibile, tutto è possibile, però non era esattamente quello che speravamo faceste, e quindi se l'avete fatto provate anche a farlo nell'altro modo, in cui avete una vostra classe che in qualche modo nasconde al suo interno una lista e decide soltanto in un certo momento se questa lista è una linked list o una array list. Fine. Come? Vabbè. Ok. È migliorabile, diciamo, farlo in quell'altro modo. Ci sono domande? Vuoi aggiungere qualcosa? Buona Pasqua!